Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Die White. Qui accanto a me come sempre c'è mio fratello Vicelol. Ci eravamo fermati che avevamo fatto il parkour e ora prendiamo l'ascensore. Comunque, bella a tutti. Perché io non saluto prima, capito? Si saluta dopo. Allora, comunque, stiamo cercando, dobbiamo andare dal dottore perché ci deve curare queste piccole crisi che abbiamo. E non so che sta... Hai bassi fondi. Ok. Ragazzi, nel frattempo stiamo caricando un altro video, quindi il secondo, quindi ci sarà un po' di lag. Allora, dobbiamo andare qui. Fornitore. Sei un nuovo esploratore. Rahim mi ha parlato di te. Sì, sono io. Mi chiamo Crane. Non perderò tempo a imparare il tuo nome prima che tu sia sopravvissuto almeno qualche giorno. E questo è per te. Nella torre si dice che tu sia solo l'ennesimo fannullone che vuole del cibo o un po' di antizim. Il che significa che tutti diffidano di te, ma non biasimarli per questo. È facile diventare paranoici quando si è isolati. E poiché qualcuno blocca le comunicazioni con l'esterno, la paranoia è all'ordine del giorno. La città ha bisogno d'aiuto, ma non può chiederlo a nessuno. Se però porterai a me o a Spike un po' della roba che arriva con i rifornimenti aerei, vedrai che saranno tutti più socievoli, ti guadagnerai la loro fiducia. Grazie. Vedrò di ricordarmene. C'è dell'altro? Vado di corsa. Se vuoi diventare ancora più popolare, prova ad aiutare la gente, a fare qualche favore. Vedrai che apprezzeranno. Potrebbero anche procurarti compagnia per la notte. Durante i dialoghi staremo zitti, ovviamente. Sì, allora. Perché? Aspetta, che devo fare? Oggetti disponibili. Grimaldello, tubo di gas, grimaldello. Non so se devo acquistare o... Cos'è sto grimaldello? Allora. Un kit del pronto soccorso. Oh, prendo vabbè, tutto. Tutti quasi tanto. Perfetto. Ma non li hai presi? Li hai venduti? Come ha venduto? Aspetta, apri... Allora. Apri l'inventario. No, scherzavo, qua li hai. Ok. Vabbè, che mi fai dire? Vabbè, non era confuso. Guarda, lasciami uno nel tavolo. Vedi se è il dottore, magari... Sì, mi pare il troppo dottore questo. No. No, non è un dottore. Allora, ricevo un'iniezione dal dottore Zay. Però è non sotto. So. È sotto? Sì. Guardi. Allora, molto probabilmente dovremmo scendere per forza di qua. E poi andare di qua. Vai dottore. Ragazzi, abbiamo aumentato anche il volume dello... Ok, novellino, sta attento. Delle voci, sperando che si sentano. Quindi, perché ci siamo accorti che si sentivano piano o si sentivano con l'eco, quindi non lo so. Attenzione, intanto siamo fuori, che c'è vento. Allora, il risveglio. Ricevi... Tanto facciamo un po' di parkour. Esatto, perché a noi piace. Vedi di sbrigarti. Non hai tempo per ammirare il panorama. Attento, qui ci sono i rumori. I suoni attirano quelle carogne. Non merda. Sinceramente non so dove sto andando. Se sto sbagliando. Devi andare dove c'è. Vale. Sì, però muoviti, non ti serve. Quelli sono zombie? No. Ehi, c'è nessuno? Camden. Ecco, siamo arrivati al dottore. Miseria. Ecco, dovrei fare un vaccino. Cosa? Non è un vaccino, è un ritardante. Si chiama antizin. Ritarda i sintomi. Si sieda.
L'Antizin ritarda l'inevitabile. Il GRE non può fare di meglio. L'inevitabile? Non esiste una cura? È una variante della rabbia. Per ora non c'è una cura, ma sto facendo degli esperimenti con l'Antizin su dei tessuti infetti. Una cura è possibile, decisamente possibile. Dice davvero? Pensa di riuscirci? Sì, credo di sì, con l'aiuto del dottor Camden. Dove ho messo quella siringa? Chi è il dottor Camden? È un collega intrappolato nel settore zero, dove si è verificato il primo focolaio dell'epidemia. Noi stiamo collaborando via radio. Certo, se i collegamenti fossero migliori, avremmo fatto più progressi. Ne avremmo fatti anche se i miei primi test avessero avuto successo. Ho iniettato alcune versioni modificate del virus in alcuni pezzi di carne, che ho sparso per l'intera città. Speravo che qualche infetto li avrebbe mangiati, così avrei potuto osservare e documentare i risultati. E com'è andata? Che cazzo è? I risultati sono stati inesistenti. È stata solo una perdita di tempo. Ora non ho più motivo di tenere da parte dosi di Antizin. In ogni caso, basta così. Ho molto da fare. Vada, vada. E dunque, cosa stavo facendo? Ok, siamo arrivati dal dottore, ci ha visitato, ci ha fatto un'iniezione. Bene, bene, adesso dovresti essere a posto per un po'. E la cosa mi rende felice, perché mi piace darti ordini. Allora, facciamo una prova reale. Vai da Spike, lo trovi vicino al camion di Zer, ha un lavoro per te. Qua. Ok, perfetto. Intanto i dialoghi sono... Spike. Sono Crane. Altra manodopera non specializzata? Beh, zitto e ascolta. I rifornimenti aerei sono di due tipi. Il primo contiene cibo, kit di soccorso, strumenti di sopravvivenza. Il secondo tipo è pieno di Antizin. Il GRE ci manda dei messaggi video per farci sapere quando arriveranno. Il problema è che quasi tutti i rifornimenti con l'Antizin finiscono nelle mani degli uomini di Raiss, senza siamo praticamente fottuti. Raiss e i suoi si muovono solo durante il giorno, perché uscire con il buio è il miglior modo per farsi ammazzare. I prossimi rifornimenti di Antizin arriveranno oggi al tramonto e Brecken vuole impossessarsene. Potrebbe essere la nostra unica occasione per recuperarli. Io cosa dovrei fare? Beh, come ti ho detto, uscire di sera equivale a un suicidio. Cioè, sarebbe un suicidio se non si usassero i rifugi e le trappole che ho preparato in giro. Brecken e il suo team non avranno problemi, a patto che tu appronti quelle trappole. Ecco che cosa devi fare. Di che trappole si tratta? Come faccio ad approntarle? Ti spiegherò come fare. Ricorda soltanto che senza queste trappole Brecken non supererà la notte. E se non torna con l'Antizin, per noi. A quanto pare ci insegnerà a mettere delle trappole. Prima che tu vada lì fuori prendi dei petardi. Io fatti io. Ti aiuteranno a creare un diversivo. Allora, petardi. Tieni premuto tab. Per cambiare un'arma. È uno per le guide. Allora, tab. Allora, prepara una trappola per la missione a Breckman. Ok. Allora, il saccheggio, una chiave di sopravvivenza, eh? Vabbè. Possiamo guardare dentro i cassonetti. Esci, chiudi. Ok. Allora, stai uscendo dal rifugio. Sì, ho capito. Dobbiamo andare in quella... in quel puntino arancione, come sempre. Tanto guardiamo, perché non si sa mai se ci sono zombie in giro. Ma ragazzi, soprattutto, vi piace la grafica del gioco? A noi in casino. Sì, però sta venendo notte, quindi... F usa, che devo fare? Preparato una trappola. Riparla Jade, c'è qualcuno lì fuori? Abbiamo un'emergenza. Beh, io sono all'esterno. Sto facendo un lavoro per Spike. Sei Crane, giusto? Uno dei runner sta cercando di preparare uno dei nostri rifugi per la missione di Brecken. Si trova in un campetto tra Befa e Mirmar, circondato da zombie. Dobbiamo aiutarlo. Va bene, allora, ci penso io. Aiuta un sorpasso intrappolato. A destra. Lo so che è a destra. Ok. Corriamo da questo superstite prima che... faccio un buio. Muoia.
Maria, che lentezza a salire i muri. Allora, abbiamo picchiato un piccolo zombie. Mamma mia. Ok, dai, ci stiamo riuscendo, raga. Ah. Perfetto. La stamina è scesa, Giovi. Sì, ma la stamina è scesa e io come faccio ad arrampicarmi? Da qua. Ok. Bene, Jade, sono qui. Insieme a qualche infetto. Attenzione, Crane. Perfetto. Hai poco vigore, di dire. Già. Pezzi di metallo. Vedi nell'altro. Apri. Dannazione, troppo tardi per salvarlo. Non tirarli a vuoto, dico. Non farlo soffrire oltre. Bene, fatto. Maledizione. Non avevi scelta, non era più umano. Ora accendi le luci, è l'unico modo per rendere il luogo sicuro di notte. Dove devo andare? Devi accendere le luci, di sicuro i cassonetti. Ah, ok, qua. Abbiamo attivato gli interruttori, abbiamo acceso le luci. Ok. Rifugio sbloccato. Ok. Perfetto. Oh merda. Ora dobbiamo andare. Come procede? Al tetto e al rifugio e col tetto il grasso. Ci sono. Dammi ancora qualche istante. Inizi calombo, sono un parkourista. Un traceus! Perfetto. Qui Crane. Parla pure. Ho incontrato un dottore, una specie di scienziato. Gli hanno costruito un laboratorio in un camion e sta lavorando a una cura per il virus. Si chiama Zer. Pronto? Mi sentite? Affermativo. Obiettivo secondario, mantieni la tua copertura e impossessati delle sue ricerche. Il file rubato ha sempre la priorità, non è vero? Affermativo. Dubitiamo che un solo ricercatore che lavora in un camion possa aver ottenuto qualche risultato. Ma se ha scoperto qualcosa, vogliamo saperlo. Perfetto. Jade, ho finito. Bene, dobbiamo preparare altri luoghi come quello. Abbiamo individuato altri luoghi dove allestire dei rifugi. Spike te li segnerà sulla mappa. Un'ultima cosa, Crane. Grazie. Spike, è tutto tuo. Ora concentriamoci sull'obiettivo principale e approntiamo la prossima trappola. C'è un'auto lì vicino. D'accordo. Ragazzi, io penso che l'episodio lo termino qui. Con il salvataggio, perché a quanto pare sono delle missioni... delle mini missioni però successivamente, diciamo. Quindi sennò il video verrebbe infinitamente lungo. Quindi io che vi posso dire, ragazzi, qua c'è il nascondiglio dove noi possiamo depositare le nostre cose. Esatto. Abbiamo trovato un diario. Quindi ragazzi, io spero tanto che l'episodio vi sia piaciuto. Vediamo se nel prossimo potremo mettere la webcam. Quindi noi vi lasciamo con il terzo episodio di Daylight. Ci vediamo con il quarto episodio di Daylight. E quindi ragazzi, come sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un bel like. E da me, mio fratello, un vicino a me. Tutto, ciao a tutti. Ciao ciao.